Ok, ammettiamo tutti. Ok, Tra un minuto si parte. stanno entrando tutti. Io non sento nessuno. Sì, ci Buongiorno. siamo, poi Garganico, buongiorno, ci siamo. Ah, ok, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buonasera. Buonasera a tutti, ben arrivati. Sì. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, iniziamo questo incontro dal titolo Accesso al credito, cosa valuta principalmente l'ufficio crediti di una banca. Innanzitutto parto con il ringraziare i partner che si sono resi disponibili a questo dialogo e in particolare ringrazio il dottor Luca Garganico, che è della direzione commerciale, della direzione territoriale Milano e Lombardia Nord di Banca Popolare di Milano, il collega Fabio Bertarelli, direttore crediti, sempre della DT Milano e Lombardia Nord, il dottor Leo Vadicamo, direzione commerciale DT Novara, Alessandria e Nord-Ovest, Dario De Benedetti, amico e partner storico di Compagnia delle Opere, responsabile marketing BFS Partner. E ringrazio già sin d'ora la dottoressa Roberta Schiavi, che è responsabile sviluppo di Team Milano e Lombardia Nord-Ovest di BPM, e sarà con il dottor Vadicamo uno dei referenti della convenzione CDO-BPM che abbiamo siglato con questo importante, come Compagnia delle Opere, con questo importante istituto. Di che cosa si parlerà in questo incontro? Innanzitutto sarà un incontro molto, molto concreto, nel quale già sin d'ora invito a porre eventuali domande nella chat nella piattaforma Zoom, perché riguarda un tema importante, direi fondamentale per lo sviluppo di un'impresa: l'accompagnamento, l'accesso al credito. La finanza, ciò che permette agli imprenditori di svilupparsi, di crescere. Ecco, vedo, non c'è audio, nessuno sta parlando, l'audio c'è, quindi probabilmente la signora che ha scritto la chat ha un problema di suo, ma noi dovremmo essere tutti sintonizzati. Fatemi cenno, penso di sì, perfetto, ok. Quindi non ho parlato a vuoto. Sentiamo, ti sentiamo. Perfetto. No, dicevo, accesso al credito. Il punto è la banca, un fornitore, un partner. Ecco, è questa seconda opzione che vorremmo farvi passare questa sera. Un partner col quale quindi condividere quelli che sono i propri piani. Quindi dire in modo trasparente che cosa si vuol fare. In un dialogo molto, come dire, franco, che nel tempo non può che portare frutti. Gli istituti non vogliono fare null'altro che comprendere, visto che il loro mestiere, spero che continui sempre a essere quello di imprestare denaro a chi sviluppa, a chi fa impresa, non vogliono fare altro che comprendere con più dettaglio quelli che sono i piani dell'impresa, per poterci quindi affidare. Ecco, con questa ottica, questo è l'inquadratura dell'incontro attuale. Io inizierei a dare la parola ai nostri relatori per un breve intervento, per poi riprendere con le domande che arriveranno, e alcune sono già arrivate, quindi le ho appuntate e che porrò loro.
Partirei con il dottor Garganico, quindi do a lui la parola. Grazie, buonasera a tutti. Mi chiamo Garganico e sono il direttore commerciale della Direzione Territoriale di Milano e Nord Lombardia. Il nostro territorio di riferimento, diciamo che è la città di Milano, la provincia di Milano e Varese e Monza Brianza, dove peraltro siamo leader di mercato. Ci tengo a sottolinearlo perché in questo ambito di province siamo tanto quanto Banca Intesa, se non di più, e diciamo che abbiamo un rapporto molto stretto con il territorio, nel senso che la nostra banca ha deciso per scelta di organizzarsi in direzioni territoriali, in aree territoriali, per essere molto vicina e molto stretta rispetto al territorio di riferimento. Nonostante con la fusione nel 2017, per cui Banca Popolare di Milano si è fusa con il Banco, per cui la Federazione delle altre banche popolari del centro-nord Italia, il nostro gruppo sia diventato praticamente il terzo gruppo bancario italiano. Quindi diciamo che il nostro connotato di banca del territorio, banca popolare intesa come banca di vicinanza, non l'abbiamo perso. Questo ci tengo a sottolinearlo perché rispetto ad altri competitor, questa caratteristica ancora oggi ci viene riconosciuta. Come siamo organizzati sul territorio? Se parliamo del nostro territorio, noi abbiamo circa 250 filiali, 251 per l'esattezza, e se parliamo del mondo delle aziende, del mondo dei business, abbiamo circa 350 gestori. Come è organizzato il mondo delle aziende? È organizzato praticamente in mondo, segmento imprese, per cui le imprese dai 5 milioni di fatturato in su che sono state canalizzate nei centri imprese. Noi abbiamo 15 centri imprese sul territorio, di cui praticamente 5 a Milano, 3 in Monza Brianza e 4 tra la provincia di Varese e diciamo la zona del Legnanese, Magentino, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece il mondo del business, quindi fatturati dai 5 milioni in giù, praticamente la gestione viene ancora fatta in agenzia con il gestore di riferimento e con il direttore della filiale. Diciamo che questa suddivisione e riorganizzazione ha creato magari anche qualche problema di relazione con i clienti, perché ovviamente i gestori che sono andati a lavorare nei centri imprese si sono staccati dalle filiali di riferimento. E quindi magari hanno creato qualche problema di relazione, qualche perdita di relazione con i clienti che erano abituati ad andare in filiale. Ma dall'altro punto di vista, diciamo che questa specializzazione ha sicuramente dato dei risultati importanti. Per quanto riguarda il rapporto con CDO, mi sento di dire che è un rapporto che io conosco da che sono entrato in banca 30, 31 anni fa, nel senso che io vengo dalla provincia, al limite tra la provincia di Varese e la provincia di Milano, e nel mio territorio già 30 anni fa noi avevamo ottime relazioni con il mondo di CDO, che per noi, ripeto, è un partner da considerare come un segnalatore, come un business introducer, ma anche come un mediatore, un canalizzatore. E peraltro la cosa che ci piace è quello di avere comunque una relazione per cui nel momento in cui ci sono dei problemi con gli associati, loro non sanno che non devono fare altro che dare un colpo di telefono, comunque una chat ai nostri riferimenti. E le cose comunque vengono risolte. Quindi mi sento di dire: noi siamo forti, siamo qui per essere vicini ai nostri clienti in questo momento, che sicuramente non è un momento molto semplice, anche in considerazione dell'incremento dei tassi, che sicuramente sta creando magari qualche problema nel rimborso delle rate, o comunque semplicemente un problema di oneri finanziari. E siamo qui per supportare anche eventualmente clienti che dovessero essere in difficoltà, perché ovviamente il nostro obiettivo è quello di cercare di supportare e sostenere soprattutto il mondo delle aziende dei nostri territori. Io avrei finito, poi se
ci risentiremo poi per la parte delle domande. Grazie. Grazie, grazie mille, molto chiaro, aperto anche la sua presentazione. Mi sono segnato alcuni appunti e magari convergeranno in qualche domanda così proprio per approfondire meglio. Quindi ottima introduzione. Passiamo la parola a Fabio Bertarelli, direzione crediti. Quando si parla di crediti, tutti fremono, c'è sempre massima attenzione. Dottore, qual è che cosa valuta, che cosa guardate, per questi progetti? A lei la parola. Benissimo, allora entriamo subito nel vivo dell'argomento e mi è piaciuto molto l'introduzione che ha fatto il dottor Vai quando parla di banca come partner finanziario dell'imprenditore. Cioè noi non vogliamo essere il semplice fornitore, ma come dire, soprattutto come Banco BPM, come diceva prima il collega Garganico, abbiamo sempre cercato di sviluppare delle relazioni, come posso dire, di vicinanza con il territorio, con i nostri imprenditori di riferimento, perché proprio abbiamo bisogno, come mondo del credito, di conoscere quelle che sono la reale situazione dei nostri clienti che ci fanno delle richieste di affidamenti di qualunque tipo e, come dire, diciamo che la domanda di base non è mai cambiata da quando sono sorte le banche. Noi dobbiamo avere la ragionevole certezza che i soldi che mettiamo nelle mani dell'imprenditore in qualche modo ci vengano restituiti. Per fare questo, fino a qualche anno fa era sufficiente o comunque si dava molta importanza ai dati storici, perché comunque anche le tecnologie e diciamo la documentazione che si poteva ottenere dai nostri clienti era, come dire, abbastanza standardizzata e abbastanza limitata a quelli che potevano essere i bilanci di esercizio, quindi si andava a fare tutta una serie di analisi numeriche su quelle che erano le strutture finanziarie e, come dire, patrimoniali delle aziende che ci facevano richieste di affidamento, ma mai come nell'ultimo periodo e negli ultimi con le vicende Covid, poi soprattutto c'è stato un grosso salto di qualità che abbiamo dovuto fare, ma tutto il sistema bancario insieme, nel avere un occhio molto più, come dire, spostato in avanti, un occhio prospettico, quindi diventa molto importante per noi oggi andare a capire quelli che sono i piani dell'azienda che si concretizzano nei famosi business plan, che mai come oggi sono di moda e possono venire, in tante situazioni, possono venire richiesti. Anche qui business plan non si deve intendere semplicemente come un semplice, diciamo, esercizio matematico, perché ci sono dei bellissimi programmi che sviluppano delle formulette magiche che fanno uscire dei numeri, come dire, sempre bellissimi che portano ai risultati sperati. Ma un buon business plan, a mio parere, ed è la cosa che noi valutiamo con grande attenzione, sono quelle che sono le assunzioni, cioè a dire, se nella testa dell'imprenditore c'è che vuole portare il suo fatturato ad un incremento del 20% annuo nei prossimi 3 anni e negli ultimi anni è riuscito a fare solo un incremento del 2%, faccio un esempio banale, a noi interessa capire quali sono gli elementi che portano l'imprenditore ad avere questa convinzione di fare un più 20%, che so, ci sono nuovi macchinari, ci sono nuove tecnologie che sta sviluppando. Il set anche di informazioni qualitative è importantissimo oggi per avere veramente una valutazione e un quadro di riferimento il più preciso possibile, perché sennò funziona sempre che il famoso meccanismo che conosciamo bene fin da bambini, il famoso telefono senza fili, dove
Nella testa dell'imprenditore c'è un film bellissimo che è Lo sviluppo della sua azienda. Quando parla con i nostri, come dire, esperti commerciali, riesce a trasmettere solo una parte di questo film che ha nella sua testa. Nella testa dei nostri commerciali si forma un film altrettanto bellissimo, ma filtrato da quelle che sono, come dire, magari le poche informazioni che effettivamente passano nella comunicazione, e a noi poi arriva solo una piccola parte di quello che è il set informativo qualitativo che veramente può fare la differenza sull'esito delle richieste di affidamento. Poi, come dicevo prima, è chiaro che alla fine il criterio di base è sempre quello, è quella famosa ragionevole certezza di essere in grado di far fronte agli impegni che si assumono, ma questo tutela da una parte la banca, ma dall'altra parte anche il cliente che fa delle richieste, perché non è nostro, come dire, non vogliamo assolutamente, anzi cerchiamo di evitare il più possibile di mettere in difficoltà dei clienti che magari hanno delle idee bellissime, ma magari non, come dire, non riescono a vedere quali che sono o che potrebbero essere gli strumenti più idonei per realizzare quelle idee che hanno in testa. E è proprio per questo che dicevo, appunto, a volte vedere proprio messi nero su bianco in uno sviluppo di bilanci prospettici quello che sono appunto i business plan può far capire appunto queste dinamiche, che cosa portano a livello di fabbisogni, a livello di impegni, e facilitare tutti quanti in tanti ragionamenti, anche semplicissimi, perché torno a dire, alla fine quello che conta è che ci siano le risorse necessarie per pagare le rate dei finanziamenti ogni anno, perché altrimenti diventa un problema. Alla fine occorre che, se si sviluppa il mio capitale circolante, io abbia a disposizione determinate linee di credito per smobilizzare i crediti che fatalmente andrò ad accumulare. Insomma, ci sono tutta una serie di informazioni, ripeto, qualitative, che devono essere portate a conoscenza della banca in quanto partner e non semplice fornitore. E questa è un po' l'evoluzione, perché è poi anche un altro aspetto da non sottovalutare sono le regole sempre più stringenti che abbiamo dai nostri controllori, perché dopo tutte le crisi bancarie di mercato che ci sono state negli ultimi anni, è chiaro che anche i controllori sono diventati un po' più stringenti, e direi anche un po' più cecchini nell'andare a individuare quelle che sono, diciamo, le potenziali difficoltà. E uno dei mantra che gira oggi in tutti gli uffici crediti di tutte le banche che hanno a che fare con la vigilanza appunto centrale è proprio quella dell'anticipare quelle che possono essere le problematiche dei clienti. Se oggi dobbiamo riuscire ad intercettare appunto eventuali problemi in anticipo per poterci muovere, come dire, con delle soluzioni efficaci, perché quando si arriva, come dire, quando oramai la situazione, diciamo, è degenerata, con le regole di oggi per la concessione del credito, con i costi che ci sono imposti, gli accantonamenti che ci sono imposti, diventa veramente poi difficile trovare delle soluzioni adeguate. Ecco perché dicevo prima, avere a disposizione dei bilanci previsionali, fare dei ragionamenti su quello che sarà il, come dire, su quelle che saranno le prospettive aziendali, diventa un tema sempre e diventerà un tema sempre più importante nella gestione delle relazioni con qualunque tipo di ente finanziatore, e tanto più con una banca di territorio che vuole stare vicino ai suoi clienti. Ecco, io al momento mi fermerei qui, se poi ci sono domande, assolutamente a disposizione per
fornire le risposte. Grazie, ce ne sarà sicuramente. Passo la parola a Dario De Benedetti, responsabile marketing BFS Partner. Mi pare che una relazione mediata sia importante, aiuti di più a far sì che questa partnership, che non vuole essere tanto uno slogan, ma vuole essere un qualche cosa di concreto e fattivo, veramente riesca. Dario, a te la parola, raccontaci di BFS Partner e qual è il suo ruolo. Buonasera a tutti. BFS Partner è un mediatore creditizio, significa che fondamentalmente noi mediamo, siamo a metà tra due soggetti, e questa sera si capisce bene due soggetti quali sono, l'imprenditore da una parte e le banche dell'altra. Questo spiega il termine mediatore creditizio, perché ci occupiamo di potenzialmente portare credito. Quindi, posto che Bertarelli mi ha un po' scombussolato quello che avevo in mente in scaletta, provo a fare un approccio diverso. Cioè, a oggi, l'avevo già detto in un altro webinar, cosa ci chiede la banca e cosa ci chiede l'imprenditore? La banca ci chiede, l'ha detto adesso, che l'azienda diventi partner, quindi in qualche modo che sia trasparente, che si rapporti non solo quando ha bisogno di denaro, ma con una certa frequenza e trasparenza. L'azienda ci chiede sì il pricing, sì il denaro, ma sempre di più ci chiede un certo risparmio di tempo. Cioè, a oggi, se devo dire felice io, quello che percepisco è che non è solo un problema di avere il credito o averlo a un buon prezzo, perché spesso, come dire, l'azienda sa bene quanto vale come rating, c'è più banche, quindi vabbè, come dire, non è solo un termine di prezzo, è più un termine di dire caspita. Ci mettono tanto, mi chiedono 1.000 documenti, mi cambia il gestore ogni 6 mesi, ogni 3 mesi devo ogni volta riraccontare da capo la mia vita, ammesso che mi interessa il gestore. Cioè, ci chiedono un po' questo, no? Quindi di favorire questo dialogo, come dicevi tu prima. Noi quello che tentativamente quindi facciamo è provare a far incontrare questi due mondi che non sempre parlano lo stesso linguaggio, perché io mi trovo spesso un imprenditore che è bravissimo sul tornio e sui suoi macchinari, mi racconta delle cose che io capisco la metà, ma poi chiaramente quando va in banca, la banca parla un altro linguaggio dove ipotizzo che lui capisca a sua volta la metà, perché un minimo di tecnicismo o comunque di linguaggio c'è, ma ambi i fronti, anche dall'altro lato, non solo lato banca. Noi quello che cerchiamo di fare è fare appunto da facilitatore e, come diceva prima Garganico, che io conosco non da un po' di anni, non tutti quelli che ha detto lui di 30 anni fa, però da un po' di anni, noi, il valore che abbiamo sicuramente con BPM è che a oggi, caspita, noi alziamo la cornetta e parliamo, adesso dico Garganico, ma con il suo team, cioè riusciamo veramente a capire come mai magari c'è stata una frizione, come mai un rating di una validità è passato da un livello all'altro e tu imprenditore non sei riuscito a capirlo, il tuo gestore non è riuscito a spiegartelo. Cioè, abbiamo un canale ormai ventennale per cui si riesce con Garganico, con Roccia, cioè adesso potrei fare tanti nomi, a capire un po' di più magari il perché di certe decisioni che non è la banca brutta e cattiva, ma che magari sono figli anche di una normativa che è sempre più stringente. Così come altre volte capita che appunto si riesce a capire che la cosa è andata a buon fine, perché magari alla banca non erano arrivati quegli input che diceva prima Bertarelli in modo chiaro, colpa dell'imprenditore, colpa della banca, sta di fatto che talvolta un soggetto intermedio, e metto anche la CDO, non solo la BFS, anzi metto in primis la CDO, può veramente giocare un ruolo prezioso. Quindi rispetto al tema, il business plan, quindi la prospettività che ci viene sempre più chiesta, la CDO degli associati e noi dei nostri clienti sappiamo tante cose che magari uno in banca fatico un po' a dire o tradurre in un certo linguaggio. E questo è un valore, ragazzi, cioè questo è un valore importante, sapere la storia di un'azienda, il passaggio generazionale, i suoi competitor in quel settore, il perché quando uno vuole fare un investimento nel macchinario ha deciso di farlo. Cioè, io ho in mente aziende che sono state in banca e non hanno avuto il finanziamento per un macchinario perché non erano state in grado di spiegare, al di là della sostenibilità della rata che c'era, magari non era così evidentissima, ma di fondo c'era, non hanno saputo spiegare che quel macchinario gli dava dei vantaggi competitivi rispetto ai loro competitor territoriali. Quindi anche capire cosa succede intorno a me, sapere spiegare alla banca con quel macchinario, al di là che vendo di più, va bene, ma che costi vado a battere, che impatti ha nella mia quotidianità, è un valore. Bertarelli giustamente guarderà il numero, ma
ma quel numero potrebbe essere inventato, cioè non è un Excel stop, come ha detto lui bene. Quindi il corredo informativo è importante. Per esperienza nostra, Felice Vai, è più facile che lo raccontano noi che non che magari lo traduciamo poi in un memorandum, in un documento, che non riuscire magari a parlare con la banca in un modo così, così schietto. L'altra cosa che c'è sempre richiesta, tanto c'è un'interferenza, però vado avanti. L'altra cosa che c'è sempre più richiesta è di raccontare un po' quello che magari succede a livello di prodotti, quindi riuscire a trovare, forse Gargari come accennava lui prima, cioè la forma adeguata per quel tipo di esigenza. Cioè, le banche hanno tanti prodotti, sempre di più ne escono, no? Adesso poi magari verrà a fare le domande, ma c'è un tema di molti imprenditori che si rivolgono a noi dicendo: ah, caspita, sto facendo da banca ai miei clienti, la banca non mi dà i soldi e quindi tocca a me anticipare, e poi si scopre che basta fare il factoring e fare la cessione di credito con quei clienti. Cioè, ci sono delle soluzioni, magari uno legittimamente non le conosce e quindi rimane un po' la cosa appesa lì. E così come esiste noleggio operativo dei beni strumentali, no? Con Felice Vari abbiamo parlato anche in altri seminari, cioè ci sono dei prodotti particolari sempre più diffusi che però legittimamente uno magari che per 20 anni ha fatto il finanziamento standard o addirittura ahimè si è finanziato con una forma di breve per cose di medio-lungo, non gli vengono in mente. Ecco, noi il valore che insomma possiamo dare come associazione, prima ancora che come BFS, è questo, secondo me, aiutare a prendere un po' coscienza del contesto, senza voler insegnare niente a nessuno, semplicemente raccontando quello che vediamo nel panorama, facendo questo tutti i giorni. Grazie. Io direi così, aggiungo una cosa, Felice, che tanto so già che nelle domande poi viene fuori, almeno l'accenno. L'anticipi, Esempio, giusto? cioè, tanto ormai ho una certa esperienza. Esempio, a fine anno il temporary framework andrà a cambiare, non si sa ancora come, ma andrà a cambiare. Caspita, sta cosa qua gli imprenditori della CDO lo devono sapere, perché ha senso magari anticipare gli investimenti e pianificare il futuro in un certo modo. Così come, e chiudo, nel business plan. Quanti hanno tenuto conto che il costo del denaro è aumentato o il costo dell'energia è aumentato? Business Plan, come diceva Bertarelli, non è una roba fissa che faccio per avere i soldi, stop. Deve essere una roba che periodicamente vado a metterci mano, a vedere e magari anche a raccontarla poi al Bertarelli di turno. Mi taccio. No, bene, no, allora io inizierei con le domande, ma guarda, Dario, te ne lancio subito una, nel senso che io sono un po' ignorante, ma il temporary framework, che cos'è? Magari tutti i nostri imprenditori lo sanno e quindi lo racconti solo a me, ti chiedo la gentilezza di spiegarmelo in 3 parole. Non dovevo dire niente allora. No, adesso, Ah, no. temporary framework, la dico in un altro modo che è più comprensibile. Il medio credito centrale, le garanzie dello Stato, quella all'80%, sono state introdotte, poi abbiamo due della banca che saranno sicuramente più abili di me se vogliono intervenire a spiegare meglio. Sono state introdotte fondamentalmente per il Covid, quindi una garanzia statale forte per aiutare le aziende in un periodo, le piccole e medie imprese, in un periodo di evidente difficoltà. È stato poi prolungato con delle forme leggermente diverse per la crisi dell'Ucraina, però fondamentalmente noi è qualche anno che anche lato banca possiamo contare su una garanzia in quasi tutti i casi del medio credito centrale all'80%, adesso sto dicendo un po' spannometrico, ma per capire. Ecco, non si sa ancora in che modalità cambierà, ma sembra abbastanza acclarato che non viene riallungato per l'ennesimo anno, quindi al 31 ci dovrebbe finire. Salvo colpi di scena, poi vabbè, adesso siamo in Italia, quindi io vi dico le cose come le leggo sui giornali, non ho intallazzi ai palazzi, vi dico quello che si sa. Probabilmente l'anno prossimo cambierà e quindi realisticamente, da quello che si dice, non per tutte le fasce sarà l'80%, quindi non per tutti i rating, diciamo, non per tutte avranno la stessa cosa. Per la liquidità probabilmente sarà diversa rispetto a se uno fa gli investimenti. Si andrà a impattare su de minimis, altra parola che poi mi tocca spiegarti, quindi lasciamo perdere, però come dire, cambia uno scenario a cui ci stiamo abituando, come i tassi, ci eravamo abituati, la situazione va a cambiare. Ecco, appena si sanno le cose più precise, noi cerchiamo come CDO BFS di dare informativa. Adesso iniziamo a dire, ragazzi, sta cambiando e fino al 31-12 invece no. Per cui magari vale la pena anticipare adesso qualche domanda di finanziamento, se voglio la garanzia come era fino all'altro giorno. Mi scuso già con un po' di imprenditori, soprattutto quelli delle banche, se magari l'ho spiegato in modo casereccio, ma mi sembrava il modo più comprensibile,
senza citare Framework 2.2 o 3.2, l'Ucraina 3. Se voglio integrare, ovviamente non mi offendo, anzi. No, no, sei stato per me chiaro, quindi a me è servito. Io partirei con... sono arrivate due domande che magari girerei al dottor Gargani. Con la prima dice: se la banca è partner, perché non siede nei board e governa l'azienda con l'imprenditore, così si conosce la situazione del cliente. Io so che in determinate situazioni, quando ci sono situazioni particolarmente complesse, particolarmente anche grandi dal punto di vista dei rapporti, magari le banche esprimono qualcuno nel board. So che la banca però non è che deve andare a governare l'azienda, ognuno deve fare il suo mestiere, quindi cosa difficile. La cosa interessante è raccontargli alla banca come sta andando, ma il dottor Garganico lo dirà meglio di me. L'altra le metto insieme, dottore, così. Per le aziende fino a 5 milioni di euro di fatturato, qual è l'autonomia di delibera della filiale, sia per finanziamenti che per garanzie? Importo assoluto o in percentuale di fatturato medio dell'azienda? Beh, grazie. Allora, per quanto riguarda la banca partner che si sieda nel consiglio di amministrazione, nel board dell'azienda, c'è ovviamente un palese conflitto di interessi. Nel momento in cui un membro della banca si debba sedere nel consiglio di amministrazione, la cosa che io dico, e peraltro è una cosa che quando sento non avviene mi dà molto fastidio e diciamo mi irrita, è quando praticamente i nostri gestori, i nostri direttori non vanno a visitare le aziende, non alzano praticamente il sedere dalla scrivania, non prendono la macchina e vanno a visitare i clienti in azienda, perché un conto è far venire i clienti in filiale, un conto è andare a visitare le aziende, andare a vedere come lavorano, come si muovono, le persone che ci lavorano dentro. Io dico che questo è un aspetto fondamentale del nostro lavoro e la cosa che peraltro ribadiamo sempre negli incontri che facciamo anche a livello di formazione, informazione con i nostri gestori, con i nostri direttori, che è la relazione con il cliente, la si instaura nel momento in cui si va a visitarlo in azienda. Ok, che non è andare a pranzo insieme, che non è andare a bersi l'aperitivo insieme, ma andare in azienda e a vedere effettivamente quello che succede, quello che avviene durante la giornata lavorativa. Per quanto riguarda la seconda domanda, è un tema, questo è un tema perché i nostri criteri di delibera sono degli algoritmi, ok? Sono degli algoritmi che vengono definiti in base a tutta una serie di considerazioni, ovviamente il rating, ma ovviamente anche il settore di appartenenza, ovviamente anche il discorso delle politiche creditizie, e sulle politiche creditizie mi sento di introdurre un tema che è quello dei green, delle ESG. Ci sono tutta una serie di fattori che determinano le autonomie dei direttori. Poi ovviamente qui c'è Fabio che è molto più esperto di me, conosce più approfonditamente di me quelli che sono, diciamo, come possiamo dire, gli instradamenti delle pratiche e quindi delle facoltà di delibera dei direttori. Ecco, grazie. Se posso aggiungere qualcosa ottimo su questo, velocissimamente, giusto per completezza e per dare un'informazione che poi possa essere anche utile, è chiaro che, come diceva Luca, ci sono tutta una serie di algoritmi che decidono come chi può deliberare chiaramente determinate pratiche, chiaramente in funzione dell'importo, in funzione del rating, in funzione della tipologia di operazione che si va a richiedere, perché per dire dal punto di vista della vigilanza è sicuramente più rischiosa un'apertura di credito in conto corrente, ma chiaramente rispetto a un mutuo ipotecario. E quindi se devo deliberare un mutuo ipotecario avrò magari maggiori facoltà di deliberarlo
a parità di rating e a parità di altre condizioni rispetto ad un'apertura di credito in conto corrente. Chiaramente a parità invece di operazione avrò maggiori opportunità, tanto migliore è il mio rating. Operazioni autoliquidanti hanno una maggiore, come posso dire, hanno una minore rischiosità rispetto sempre alla famosa apertura di credito in conto corrente che tanto piace agli imprenditori medio piccoli, ecco, che sono stati abituati ad utilizzare, come diceva prima il dottor De Benedetti, magari sono stati abituati solo a determinate forme tecniche, ma il fatto di sapere che c'è una varietà, come dire, di forme tecniche a seconda delle diverse esigenze può fare sicuramente la differenza. Ecco, aggiungo l'ultima cosa, perché molto spesso io immagino che la domanda del dottor Onorati sia legata al fatto che magari operazione di delibera filiale avvenuta nel 2019, 2020, 2021, riproposta nel 2023 per lo stesso importo, per la stessa durata, abbia cambiato, tra virgolette, la filiera di delibera, per cui non sia più di delibera del direttore filiale, ma possa essere delibera dei crediti locali o magari anche addirittura dei crediti centrali. Succede assolutamente sì, perché, ripeto, gli algoritmi cambiano in funzione di quello che sono gli andamentali dell'azienda, in funzione di quello che sono l'esposizione in centrale ai rischi, in funzione di quelle che sono le politiche creditizie su un determinato settore economico e in funzione di quello che sono anche magari eventualmente anche gli indicatori di bilancio. Per cui tutta questa serie di dati fanno sì che stessa operazione in autonomia di delibera di filiale nel 2021 vada praticamente a un deliberante, diciamo, al di sopra o comunque al di fuori dell'ambito della filiale a un anno di distanza o poco più, ok? Quindi io poi aggiungo un'altra cosa, perché poi a me piace anche ribadire il fatto che in direzione territoriale, come direzione commerciale, ovviamente i nostri ragazzi sanno benissimo che hanno degli obiettivi economici, di conto economico, ma anche praticamente di impiego del denaro da raggiungere per i loro, diciamo, come possiamo dire, anche MBO personali di fine anno, e quindi mi sento di dire con una certa sicurezza che in filiale, in area e in direzione territoriale si cerca di far di tutto perché l'operazione venga portata a termine e venga deliberata. Poi non sempre ci riusciamo, però diciamo che devo dire che abbiamo comunque, secondo me, un buon livello di soddisfazione comunque di delibera delle pratiche presentate. Beh, torno un attimo al dottor Bertarelli, il cui pragmatismo mi ha colpito sin dalla prima volta in cui ci siamo, come dire, incrociati, e quindi questa domanda penso che sia, come dire, non lo metterà sicuramente a disagio. Cioè, il punto è questo. Capisco che non si può generalizzare, perché ogni pratica comunque ha le sue caratteristiche. La domanda però che volevo porle è questa. Ma un set documentale esaustivo, anche con l'aiuto, no, del dottor De Benedetti e quant'altro, no, che arriva alla sua scrivania, quali elementi essenziali deve possedere? Quali sono le condizioni sicuramente necessarie e direi magari anche sufficienti, voglio dire. Ha parlato chiaramente di bilanci, se non vedo i bilanci, vabbè, di che cosa stiamo parlando. Giustamente dice non è più sufficiente, è necessario un business plan, ci sono degli elementi qualitativi che devono essere evidenziati. Mi faccia un esempio di qualche elemento qualitativo, l'ha già accennato, se li può approfondire, e qualche nota bene che aiuti anche i nostri imprenditori che stanno ascoltando il webinar, come dire, così, a prendere qualche appunto e magari a... Beh, gli elementi qualitativi, allora, come dicevo prima, la base di partenza deve essere sempre quella
che devono uscire poi dei numeri anche dalle proiezioni, dai business plan che ci vengono presentati, che evidenzino un'evidente capacità di rimborso degli impegni che stiamo andando a caricare sull'azienda. Quella è la base di partenza. Poi è chiaro che i numeri prospettici, nessuno ha la sfera di cristallo, no? Si fanno delle ipotesi per dire oggi sono a questo livello di fatturato, ho un certo livello di marginalità, voglio arrivare a quest'altro livello di fatturato che mi consentirà una marginalità di un certo tipo, dato che noi uomini dei crediti non è che siamo proprio dei, come dire, dei tuttologi, tant'è che, come dire, mano a mano che si sale di livello di complessità delle aziende, addirittura abbiamo dei settori specializzati che analizzano solo determinati tipi di aziende proprio per cercare di individuare quelle che sono le specificità. Però diciamo che a un livello, diciamo, intermedio di piccola media azienda, dobbiamo capire che cosa ci porta l'informazione qualitativa che dicevo prima, che cosa, qual è l'ipotesi alla base della quale il mio fatturato crescerà di, o la mia marginalità crescerà di, quello che diceva lei prima, ho investito, quello che diceva prima De Benedetti. Ho comprato un nuovo macchinario, caspita, che mi farà risparmiare il 20% di costo dell'energia elettrica. E questo è un argomento che l'anno scorso penso abbia toccato buona parte degli imprenditori. Caspita, quello è un elemento fondamentale che se nessuno mi viene a raccontare, io da questa parte vedo solo dei numeri e difficilmente potrò, come dire, essere confidente sul fatto che effettivamente questo investimento mi porterà a migliorare la mia marginalità e quindi ad avere maggiore possibilità di rimborsare i miei debiti. Ecco, è quella un po' la parte qualitativa che ci interessa. Sul fatturato, voglio aumentare il fatturato del 20%. Benissimo, per fare questo che cosa faccio? Ho assunto due nuove figure commerciali che mi svilupperanno i mercati esteri e che hanno un portafoglio clienti già di X società tra le migliori al mondo in quel settore. Ecco, quella è un'informazione qualitativa che io non trovo da nessuna parte se nessuno me lo viene a raccontare. Non so, i famosi contratti di filiera sono inseriti in una filiera per cui sono sicuro che avrò, per dire, per un certo numero di anni un certo quantitativo assicurato di fatturato perché c'è una grossissima commessa che deve essere realizzata in determinati tempi, in determinati luoghi. Ecco, queste sono le informazioni che devono andare a corredo poi di quei numeri che devono alla fine tornare, perché torno a dire, il fatto che ci siano dei numeri che fanno vedere che non c'è la capacità di rimborsare un determinato prestito non deve essere solo interpretato come ecco, la banca mi ha detto di no, ma anche come un aiuto a fare certi ragionamenti, cioè è un modo anche per non mettere in difficoltà l'imprenditore, o quantomeno se i numeri dicono questa cosa, magari ci è sfuggito qualche passaggio, qualche elemento, magari ci sono delle altre cose che possono essere prese in considerazione per cui, come dire, il debito diventa sostenibile. Ecco, sono tutti quelli i ragionamenti che bisogna fare ed è un po' il salto di qualità che dobbiamo fare, che noi abbiamo già cominciato a fare, ripeto, col periodo Covid, perché se avessimo continuato a ragionare sul passato con in mano i bilanci Covid, avremmo potuto chiudere completamente i rubinetti del credito. Invece, un po' grazie al temporary framework che ha citato De Benedetti, un po' grazie un po' a questo cambio di paradigma, direi che non abbiamo fatto mancare come banche il supporto a tutto il sistema economico, anzi, forse siamo stati come sistema paese abbastanza vicini alle nostre imprese, ecco, direi. Grazie. Ora una domanda. Posso? Chiedo scusa. Dario, Ah, sì, posso una Dario, cosa? prego. Prego. Dico, mi è venuto in mente, non sono qualitativi perché Bertarelli è stato sull'Oriente, però due cose, per esempio,
come fondamentali che, ahimè, io tanti imprenditori che incontro non hanno in mente. Centrale rischi, ragazzi, cioè basta chiederla, è gratuito, ti arriva ogni mese gratuitamente. Quella è una cosa che Bertarelli guarda più ancora il bilancio, cioè, se segnalate degli insoluti, game over, cioè no? Di solito più o meno Bertarelli. No, lì c'è un po' la storia, anche poi il famoso debito sostenibile, come vi dicevo, cioè è da lì che andiamo a vedere quant'è più l'impegno mensile di rimborso di rate che c'è, o annuale o semestrale, è da lì che poi si basa tutto. E diciamo che nell'ultimo periodo è da lì che nascono grosse difficoltà aziendali, perché poi nel periodo Covid, giustamente, con il costo del denaro a zero, con una facilità di accesso al credito, diciamo, facilitata dalle garanzie statali, tante aziende hanno, come dire, hanno approfittato correttamente della situazione, solo che appunto adesso un po' i tassi che sono aumentati, e, come dire, magari la congiuntura di mercato non è propriamente delle migliori, ecco che ci si trova a dover affrontare un rimborso del debito particolarmente pesante per i prossimi 1 o 2 anni, che è un po' quello che è alla base del ragionamento del Fondo Centrale di Garanzia per rivedere un po' le regole di accesso, perché si aspettano un grosso numero di richieste di escussione delle famose garanzie, proprio perché i famosi finanziamenti Covid erogati nel 2021 con un buon periodo di preammortamento, insomma, cominciano adesso a dare i primi segnali di criticità, ecco. E l'altra cosa che volevo dire, io chiedo sempre un elenchino clienti e fornitori, per il discorso che diceva prima Bertarelli, no? Cioè, sapere con chi lavori, da quanti anni lavori, se sono aziende piccoline, se sono aziende grosse, che percentuali ti fanno, se dipende da 2 clienti. Cioè, tutte informazioni che l'imprenditore ha benissimo in mente, ma se nessuno le racconta a Bertarelli, lui non è che può immaginare quanta concentrazione di rischio c'è su certi progetti o meno. Mi taccio, ma felice, ma erano 2 spunti che mi sembrava giusto dare alla platea molto, anzi, molto grande. Ringrazio dell'effervescenza, perché come dire, la mia funzione di moderazione a questo punto me la diventa più light, quindi sicuramente ottimo. Io chiamo in campo il dottor Vadicamo, che finora è stato silente, così un po' sornione, ma adesso tocca anche a lui, e la mia domanda è la seguente. Io banalmente lavoro nell'ambito dell'energy, quindi so che per esempio ci sono tutti anche dei filoni di finanziamento che sono magari delle linee di, come dire, dedicate, dei prodotti dedicati che magari sono, come dire, non dico dire graditi alla banca è sbagliato, però intendiamoci, ci sono, diciamo, dei tipi di finanziamenti che magari sono più, come dire, ben visti e spinti e desiderati. Ecco. Dottore, ci aiuti un po' a orientarci da questo punto di vista, poi anche il dottor Garganico ovviamente può integrare, questa, voglio dire, è una domanda molto ampia. Diciamo che potrebbe essere la domanda più difficile, comunque. L'ho subito beccata nel momento giusto. Allora, no, sostanzialmente il tema green e il tema ESG, tra l'altro già 2 paio di volte menzionato ovviamente sia dal dottor Garganico, collega, che dal dottor Benedetti, ma anche ovviamente per nel mondo crediti in questo momento è una cosa molto importante. Parlare di un prodotto specifico piuttosto che parlare di tutto ciò che è agevolato, anche che agevola questo tipo di investimento, che sia tra l'altro sul mondo, diciamo, industria, ma che sia anche sul mondo agricoltura. Perché comunque non dimentichiamoci che sul mondo dell'agricoltura anche questi tipi di agevolazioni e di fondo perduto piuttosto che leggi agevolate anche a livello Piemonte, perché ovviamente è, diciamo, la regione che rappresento, ma ovviamente ancora di più in Lombardia, sono molto importanti. Abbiamo nel merito specialisti che si occupano proprio di questo, che ci supportano, anche perché comunque il ruolo mio e dei miei sviluppatori è molto commerciale. Ovviamente abbiamo la preparazione, ma ovviamente il nostro obiettivo è quello di andare, diciamo, dal cliente, e sposo in pieno, diciamo, quanto detto poco fa dal collega Garganico,
Noi non stiamo ad aspettare i clienti. Parlare di banca del territorio vuol dire parlare di banca che si sposta e che va dall'imprenditore, tanto più se ovviamente chi come me si occupa semplicemente di acquisire nuovi clienti e di fare appunto quello sviluppo commerciale che altrimenti non sarebbe fatto praticamente rimanendo in questo ufficio. Il green Banco BPM è una certificazione ESG. All'interno proprio del nostro, parlava prima il collega di sistema incentivante dei colleghi banco, è una voce molto fondamentale. E attenzione, se devo scegliere se investire un euro o comunque dare un euro del mio, diciamo, che va in qualche maniera anche ad assorbire il mio capitale in un investimento green rispetto a un investimento di liquidità piuttosto che un investimento che non lo sia, ovviamente in questo momento l'attenzione è molto più focalizzata sulla prima fascia, ok? Quindi abbiamo sì dei prodotti particolari, abbiamo la possibilità di utilizzare anche in questo caso alcune garanzie di Stato, di intervenire addirittura anche magari su operazioni più complesse. Abbiamo degli uffici anche interni che si occupano di gestire operazioni più complesse. Non più tardi dell'altro ieri sono stato da un cliente dove stiamo per trattare 8 mega, quindi un impianto a 8 mega di fotovoltaico, e un viceversa, sempre un'azienda collegata allo stesso cliente, una centrale termoidraulica da 1,2 milioni. Quindi sostanzialmente siamo molto 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 interessati a queste più operazioni. È ovvio che la parte commerciale deve fare un po' da intermediario anche con quello che è ovviamente il mondo crediti. I ragazzi che ho a disposizione, io spero di avere la preparazione adeguata, comunque siamo in grado praticamente, cerchiamo di capire effettivamente senza illudere l'imprenditore, ma trovare magari la soluzione corretta e creare tailor made o sartorialmente, come dire detto all'italiana, quel tipo di consulenza che possa portare comunque il sogno, il progetto dell'imprenditore a trasformarsi praticamente in una pratica che venga deliberata dal deliberante. Quindi un po' di questo, diciamo, questo è fondamentale, insomma. Partner e fornitore, visto che comunque mi sono segnato due o tre cose che mi sono piaciute. Secondo me noi siamo sia partner che fornitori. Siamo partner quando praticamente conosciamo il cliente, ci rechiamo dal cliente e cerchiamo insieme al cliente stesso oppure ai colleghi, perché li considero colleghi anche mediatori, di trovare una soluzione. Siamo fornitori di denaro, quindi dobbiamo dimenticarci che la nostra materia prima quella è, e quindi se spesso e volentieri si tende in questo periodo soprattutto a ragionare di tassi molto alti, ricordiamoci che secondo me, senza voler attirare gli insulti della platea, la situazione diciamo normalizzata è forse è più quella di oggi rispetto a 5 anni di tassi negativi. La garanzia, visto che comunque si è parlato spesso, molto, molto spesso questa sera di garanzia, le garanzie sì, è un mondo che sta cambiando, non è detto che qualcosa non verrà anche prorogato, non si sa, la legge di bilancio ancora non è effettiva, quindi non sappiamo. Certo è che si ritornerà al de minimis, ma ho detto proprio chiaramente, si ritornerà, non vuol dire che finirà tutto, vorrà dire che utilizzeremo un vecchio modo di fare che escluderà alcune categorie, darà praticamente delle fasce, come diceva il dottor De Benedetti, di governo anche diciamo, della garanzia stessa. Ma questo non vuol dire che non si continuerà a fare credito, a dare denaro e, dal nostro punto di vista, cercare di trovare aziende che possono e agevolarle a secondare degli investimenti. Quindi spero di essere stato, diciamo, nel mio intervento non troppo prolisso, ma comunque è utile. No, no, mi devo complimentare, stiamo andando come dei treni nel senso positivo del termine. E appunto la rilancio questa domanda anche al dottor Garganico e poi ne introduco un'altra che mi farà da ponte, se vorrà, anche per il dottor Bertarelli, ossia questa. Quando parliamo di ESG, noi come Compagnia delle Opere stiamo facendo un lavoro di comunicazione enorme per aiutare gli amici imprenditori e aiutare noi stessi a comprendere che ESG non è tanto la moda del momento in cui sostenibilità, bisogna riempirsi la bocca e come dire, e far vedere molto e fare poco, ma come la sostenibilità sia un modo di fare impresa. E molte volte dico sempre io, raccontare che come faccio l'impresa mi renderò conto che sono molto più sostenibile di quanto pensi.
tanto per intenderci. Si tratta di comunicarlo, esprimerlo, renderlo edotto ai miei vari stakeholder. Ecco, uno degli elementi che riteniamo che sia importante in questo passaggio, che, ripeto, a nostro avviso è il bene dell'impresa, quindi non è un qualche cosa che si aggiunge alle mille cose che già devo fare per fare la mille-unesima, è il ruolo degli istituti bancari. Lavoro per mestiere con diverse banche, diversi istituti, sta emergendo il fatto che negli elementi qualitativi che dicevamo prima, ma anche a livello di pricing, quindi di rating, di pricing, dei finanziamenti e anche dell'accesso, la questione sostenibilità diventa sempre più importante. Ecco, vorrei un vostro parere da questo punto di vista, perché lo ritengo molto, molto, molto importante, anche perché, dico sempre io, è meglio prevenire che curare. Quindi è meglio iniziare a fare dei passi, no, che siano, come dire, nel tempo modulati, non eccessivamente forzati e forzosi, ma iniziare ad allinearsi rispetto a quanto il mercato chiede. Ecco, po' lunga, ma spero di aver inquadrato il tema e la preoccupazione. Sì, allora, il tema ESG è un tema molto caro alla nostra banca, nel senso che noi siamo e vogliamo essere una banca green. Abbiamo questo tipo di certificazione, l'ESG Green per noi è un valore, tant'è che noi abbiamo messo a disposizione di tutti i nostri clienti un questionario da poter compilare, sottoscrivere in agenzia, proprio legato a quelle che sono le caratteristiche dell'azienda per le quali l'azienda possa essere, come possiamo dire, marchiata come azienda green. Quello che vogliamo noi ovviamente è avere un portafoglio clienti, un portafoglio crediti che sia il più green possibile, ok? Quindi questo va nella strada per cui noi vorremmo che tutti i nostri clienti che oggi non lo sono ancora facciano comunque questo tipo di attività per riuscire ad arrivare a ottenere quelle certificazioni, comunque a trasformare il loro business in modo tale che il loro business possa essere sostenibile anche nel prossimo futuro, perché attenzione, attenzione, anche a livello di legislazione io penso che ci sarà comunque una, come possiamo dire, una variazione nei prossimi anni, per cui determinati prodotti, determinati processi potranno essere, tra virgolette, non essere più compliant con quello che prevede la legge, ok? Quindi va da sé che l'imprenditore di questa cosa in qualche modo si deve preoccupare e deve cominciare a pensare, anche perché sappiamo bene che il nostro Stato, la nostra Italia, forse è sempre l'ultima ad allinearsi a quelle che sono le direttive e le indicazioni della comunità europea, ma alla fine è che noi ci arriviamo, ok? E quindi la cosa che noi vorremmo è poter avere, contare su un portafoglio clienti completamente green, perché abbiamo la ragione e la certezza che questi clienti saranno ancora nostri clienti non solo l'anno prossimo, tra 2 anni, ma anche tra 3, 4, 5. Peraltro noi abbiamo sicuramente la volontà e il desiderio di avere clienti green, o comunque clienti che oggi non sono green ma che stanno facendo dei progetti dedicati alla trasformazione del loro prodotto o comunque del loro ciclo di produzione in green, e quindi abbiamo dei finanziamenti dedicati a temi che possono essere ambientali, quindi legati alle energie rinnovabili, piuttosto che sociali, quindi alla sicurezza del lavoro, piuttosto che sul welfare, la formazione dei clienti, che sono etichettati green e per i quali peraltro noi prevediamo anche delle riduzioni in termini di spread al raggiungimento di determinati KPI che vengono praticamente inseriti nella finalità del finanziamento. Quindi tutta la vita green. Ok, grazie. Un flash al dottor Bertarelli e magari a De Benedetti su questo tema? Ma su questo tema io direi che ha detto benissimo Luca, cioè dal punto di vista creditizio vale sempre quello che ho detto in anticipo. Per noi a rilevanza la sostenibilità dell'impegno che l'imprenditore va ad assumere. Certo è che
diciamo, l'investimento green, l'azienda green ha chiaramente un maggior ventaglio di possibilità di utilizzo di strumenti diversi e ha sicuramente una maggior facilità di accesso al credito, vuoi per il fatto che determinati tipi di investimento in materia green facilitano le cosiddette politiche creditizie, quindi indirizzano quello che dicevamo prima, la famosa pratica su livelli magari più vicini all'agenzia che non, diciamo, più lontana. Cioè, vengono chiaramente certificate questi tipi di operazioni come meno rischiose rispetto ad altre, ecco, proprio ab origine come tipo di operazione. Quindi direi che, come diceva Garganico, sicuramente tutta la vita green dobbiamo cominciare a pensarci, anche perché, ripeto, noi come banca, ma tutte le banche italiane hanno nei loro piani industriali una percentuale assolutamente di rilievo di erogazioni fatte in ambiente ESG. E quindi la normativa europea, come diceva prima Garganico, sicuramente evolverà in quella direzione. Già oggi alcuni settori, come il settore carbon, il settore oil and gas, come dire, comincia a essere un po' penalizzato anche nelle prospettive di sviluppo, e quindi viene già etichettato come a maggior rischiosità. Quindi ecco che energie alternative o investimenti che riducono le emissioni sicuramente sono visti con una maggior benevolenza, ma non benevolenza, come dire, gratuita, ma proprio perché porterà sicuramente a dei vantaggi competitivi in un futuro immediato. Grazie. Un flash De Benedetti se vuole dire la sua su questo tema, sulle sue esperienze. No, dico solo che si chiama ESG, cioè c'è anche l'elemento, come è stato detto, sociale e di governance aziendale. Quindi, secondo me, tanti investimenti io vedo che si riescono a ricondurre in quella direzione, o comunque hanno un'attinenza in quella direzione. Evidentemente poi il mondo, a parte energy, la fa da padrone. E l'altra cosa che magari mi permetto di dire è le banche, non dico BPM, le banche in generale hanno dei budget in quella direzione, per cui evidentemente è un win-to-win se si riesce a portare lì, per cui chi vuole capire ha capito. Mi Grazie. registrate anche, cioè devo essere politicamente corretto. Grazie. Dunque, sono le 18:04. Io direi proprio solo un flash, così in massimo 5 minuti chiudiamo. Qua c'è una domanda del dottor Galbiati, la lancio un attimo a Garganico se vuole rispondere. Percentuale di successo accreditamento ottobre 2023 versus ottobre 2022. Gliela giro come è arrivata, quindi, come dire, non. Cioè, la percentuale di pratiche deliberate rispetto a quelle presentate 2023-2022? Presumo sia quello il tenore della domanda, lo presumo così. Allora, questi dati non li ho, ma forse probabilmente Fabio ce li ha, però mi sento di dire una cosa. Noi a ieri, parlo della direzione territoriale Milano, avevamo erogato nel 2023, quindi al 24 ottobre, 1.300 milioni, okay, sul mondo aziende, che fa più o meno pari con 1.600 milioni che abbiamo fatto nel 22, ok? Quindi, in termini di supporto, quantomeno dal punto di vista quantitativo, mi sento di dire che anche quest'anno abbiamo fatto la nostra parte, nonostante, lo ribadisco, un tema di tassi alti. E un tema di maggior scarsità di richiesta dal punto di vista proprio dell'imprenditore che viene a chiedere nuovo credito.
Anzi, le dirò anche che rispetto all'anno scorso, se guardiamo proprio in termini assoluti, i volumi di impieghi nostri praticamente sono flettenti rispetto al 2022, proprio perché molto spesso quest'anno abbiamo lavorato in un'ottica di rifinanziamento di operazioni già in essere, già esistenti, e quindi rispetto magari al 2022 abbiamo, come possiamo dire, dato meno nuova finanza, ok? Ma in termini di erogazioni noi siamo posizionati esattamente tanto quanto abbiamo erogato nel 2022. Se può Sì. essere questa una risposta. E sulle delibere, sinceramente questi dati io non li ho. Ma non li ho neanch'io il successo delle delibere. Direi che a sensazione abbiamo fatto sicuramente più fatica nel 23 che nel 22. Quello è fuori di dubbio. Eh sì, certo, perché riflette una situazione generale Sì, che, come dire, è un esatto. po' più complicata, in Ecco, effetti. Certo. posso fare un intervento che magari è un po' estemporaneo rispetto ai Prego. temi del rapporto banca-impresa, no? Perché mi sento di dire che noi veniamo da un mondo e da anni di tassi negativi o comunque di tassi molto bassi, che hanno consentito agli imprenditori comunque, io oserei dire, anche un importante accesso al mondo del credito, ok? Che ha consentito praticamente a chi in qualche modo è stato un po' più, come possiamo dire, è riuscito a vedere un po' più in là, ha consentito di fare comunque una buona provvista di liquidità ai nostri imprenditori. Peraltro a dei tassi particolarmente bassi, quindi sicuramente convenienti. Io ci vorrei aggiungere due temi rispetto a tutto quello che ci siamo detti oggi. Il primo è il mondo dei derivati e delle coperture, nel senso che noi vediamo molto spesso che i nostri imprenditori sono riluttanti nel momento in cui noi proponiamo e presentiamo operazioni con la copertura, con dei cap sui tassi e quant'altro, e mi sento di dire, mi spiace per tanti che magari per non spendere 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 oggi magari si trovano a dover pagare rate che sono esattamente il doppio, forse anche di più rispetto a quello che pagavano un anno fa o 2 anni fa. Per cui mi sento di dire la consulenza del gestore anche in questi termini è una consulenza che non è finalizzata solamente ed esclusivamente al ricavo e al margine della banca, ma anche, diciamo, anche possiamo dire, un contenimento della rischiosità dell'operazione finanziaria. L'altra cosa che mi sento di dire è che in questo momento, visto e considerato che i tassi di mercato sono tassi di mercato sicuramente allettanti, noi stiamo facendo comunque consulenza anche su quello che può essere l'investimento della liquidità aziendale oggi. Okay, perché oggi ci sono strumenti per gestire e investire la liquidità delle aziende a breve termine che hanno dei ritorni del 3,5, 4, 4,5%, a seconda ovviamente di quello che può essere l'orizzonte temporale. Però ecco, parliamo sempre del rapporto di banca imprese in termini di la banca mi ha dato i soldi, non me li dà soldi. Io dico anche, che consulenza ha fatto e ti ha fatto la banca nel momento in cui tu hai chiesto i soldi? E dall'altra parte, una volta che questi soldi li hai presi, come, tra virgolette, poterli gestire oggi, magari anche approfittando di quelli che sono i tassi di mercato? Perché non sempre i tassi alti sono negativi, eh? Sono negativi sicuramente per chi si è indebitato a tassi variabili e non ha fatto delle coperture. Ma dall'altra parte, perché invece della liquidità da investire, sicuramente sono momenti molto favorevoli. Piero, grazie. Grazie Ecco. di questo intervento anche. Dunque, ultimo flash, dottor Vadica, ma appartenere a un distretto è un plus o un minus in una catena di valore? E poi ci sono dei settori a te, dei codici Ateco, dei settori in questo momento più interessanti per l'istituto? Può anche avvalersi della facoltà di non rispondere. Allora, i settori sono tutti importanti. Quando mi fanno la domanda se trattiamo un settore, mi sembra abbastanza ovvio rispondere assolutamente sì. Con i canoni di sostenibilità tutto è trattabile.
Un settore che sta dando molte soddisfazioni, ovviamente sto parlando di Piemonte, dove ovviamente il mondo agricoltura, dalla zootecnia al vino, piuttosto che diciamo, al prodotto di nicchia, ovviamente sta dando molte soddisfazioni, stiamo erogando molto e abbiamo un paio di colleghi ovviamente che parlano la lingua dell'imprenditore agricolo. E su quello diciamo che sostanzialmente io per primo, è un anno che mi occupo di questo ruolo, io per primo sto puntando molto su quello perché comunque in effetti sia la banca dà soddisfazione sia l'imprenditore e tra l'altro parliamo sempre di investimenti comunque con un tasso di difficoltà alto, ma con un tasso ovviamente di volume molto alto anche, e dove praticamente la soddisfazione reciproca altrettanto e per ovvi motivi diciamo che è molto alta. Quindi non esiste un settore più o meno abbordabile, ma ci piacciono tutti, io personalmente li tratto tutti, e onestamente, ripeto, spesso e volentieri bisogna sempre sedersi a tavolino con l'imprenditore e capire quali sono le sue esigenze, qual è la sua visione e vedere se si sposa ovviamente con la nostra, perché poi quello è. Bene, grazie. Allora, io chiuderei qui. Innanzitutto, nel ringraziarvi perché mi è parso, perlomeno per me è stato interessante e quindi sono già soddisfatto che mi è servito. E quindi sono un po' egoisticamente, ma dobbiamo ragionare così. Dunque, abbiamo scoperto, grazie anche al dottore Organico, una convenzione CDO BPM almeno 30 anni, quindi un rapporto consolidato. Quindi voglio dire, è segno che ha portato dei frutti, dei benefici, se no non si manterrebbe nel tempo. Pertanto vuol dire che CDO con il partner DFS possono fare veramente un lavoro da facilitatori per una relazione con la banca e penso che questo sia ben accetto da parte dell'istituto. In particolare ringrazio i relatori e ringrazio la dottoressa Roberta Schiavi, il dottor Leo Vadicamo, che sono i referenti dell'area Lombardia e dell'area Piemonte, le ho semplificate, abbiate pazienza, ma per intenderci, per BPM. Quindi, se ci sono delle richieste, delle domande, degli approfondimenti, fatele pervenire alle 16 di O di competenza, a BFS. E poi noi ne parleremo con i referenti di BPM che saranno a disposizione per poter confezionare un prodotto che farà sì che il dottor Bertarelli non potrà dire di no. Quindi a questo punto, Assolutamente. grazie della vostra disponibilità e al prossimo webinar. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Buona serata a Grazie. tutti. Buona serata, grazie. Grazie a tutti.